vestosi e molto elegante. Questo signore si chiama Louis de Broglie. Un giorno assiste a delle lezioni riguardanti le nuove novità che venivano così annunciate in questo periodo d'oro della fisica, quindi nei primi 20-30 anni del Novecento. Grazie un po' alla sua curiosità su questi nuovi temi e anche alla sua così innata predisposizione a tenere presente l'idea secondo la quale la natura ha dei contenuti di simmetria evidenti, insomma questo connubio natura e simmetria, secondo la sua concezione del mondo, erano inscindibili. Un'idea metafisica più che fisica, perché cioè, è la nostra particolare predisposizione per certi concetti che ci a volte traina lungo percorsi di un certo tipo. Qual è lo stato dell'arte fino a questo momento? È quello che evidenzia una doppia natura per quanto riguarda la radiazione. Quando noi pensiamo alla radiazione, ora, radiazione, quando pensiamo alla radiazione, la possiamo pensare o come un'onda che si propaga o come pacchetti di energia che si muovono nello spazio. In prima approssimazione potremmo dire che la luce si propaga come un'onda, ma interagisce come una particella, no? Con tutto quello che c'è da dire sulla differenza tra l'onda e la particella. Questa proprietà emergente, cioè dicotomia onde e particelle, salta all'occhio tutte le volte che c'è una interazione tra la radiazione e la materia. Cioè, quando la radiazione interagisce con la materia, saltano fuori questi pasticci, onda, particella, non si capisce più. Questo per quanto riguarda la luce. De Broglie cosa dice? Ma se tanto mi dà tanto, siccome la luce esibisce una doppia natura, lo dovrà fare anche la materia. Quindi anche la materia deve appunto esibire due modalità di presentarsi, onda e particella. Onda e particella. Questa idea gli viene molto molto presto, quando stava facendo la tesi di dottorato, quindi la sua tesi di dottorato è appunto questa proposta di considerare la materia non più, non solamente come particelle, e su questo direi che non c'è dubbio, no? Basta prendere un pezzo di materiale, incominciare a spezzarlo, immaginiamo a un certo punto di arrivare alla molecola o all'atomo, ma appunto sotto forma di particelle. La cosa diciamo, controintuitiva è quella di considerare anche la materia avere un comportamento come un'onda. Allora, come ci arriva? Ci arriva pensando di nuovo all'atomo di idrogeno. Siamo nel 1925, mi sembra. Quindi dopo che ha fatto il suo ingresso nella ricerca e nelle scoperte scientifiche Bohr, le ipotesi di Bohr sono del 1913, 12-13, due articoli. Lui una decina d'anni dopo, 10-12 anni dopo, la sua idea è questa: vabbè, torniamo all'atomo di idrogeno, che tra tutti gli atomi è sicuramente quello più semplice. Vi ho letto l'altra volta le considerazioni che faceva Bohr intorno all'atomo di idrogeno. Allora, l'orbita permessa ad un certo raggio, ad una certa distanza aerea dal protone. Quindi l'elettrone e il protone si trovano in questa configurazione. Questa è un'orbita circolare. Bene. Se noi vogliamo considerare la particella elettrone come un'onda, dobbiamo pensare cancellare la particella e disegnare un'onda intorno, no?
Ma quale proprietà, quali caratteristiche deve avere quest'onda? Esattamente quella, la stessa caratteristica che ha un'onda stazionaria che si produce tra i due capi di riferimento A e B, quindi potrebbe essere una corda di violino pizzicata. Quando si pizzica una corda di violino, si produce un'onda stazionaria. Nel caso più semplice, in realtà la corda di violino vibra con tutti i modi di vibrazione che ha, teoricamente infiniti modi, poi il timbro è tanto maggiore quanto maggiore il numero di modi di vibrazione che ha la corda tra questi due punti. Però insomma la nota portante è la nota a cui corrisponde il minor numero di ventri di creste. In questo caso hanno disegnati un'onda, due onde e mezzo. Però insomma è solo un esempio. E quello che interessa è che tra i capi A e B ci sia un'onda stazionaria e che quindi il suo massimo, dopo un periodo di tempo, diventa il suo minimo. E quindi questo punto in realtà non fa altro che oscillare tra due posizioni estreme. No, questa è un'onda stazionaria. Cioè, si mantiene con questa configurazione per un tempo indefinito. Allora, disegnare un'onda stazionaria qui vuol dire fare una cosa di questo genere, cioè imporre praticamente che se questa è un'orbita di 2π/r, lì, in questo 2π/r, ci stia un numero intero di lunghezze d'onda. Questa è la condizione di stazionarietà. È una condizione ragionevole. L'altra questione è che ormai era nell'aria questa costante di Planck, no? Costante di Planck che emerge dalle nebbie delle considerazioni intorno all'interazione radiazione-materia tutte le volte che appunto consideriamo interazioni che riguardano il microcosmo. Planck si era accorto della presenza di questa costante nell'interazione radiazione-materia. E poi Einstein, l'effetto fotoelettrico, eccetera. Allora, è quello che fa anche Bohr, nel senso che considerando la quantità di moto dell'elettrone, che adesso non lo considero più come una particella, ma la considero come un'onda. La quantità di moto si può esprimere come H diviso lambda. Così aveva fatto Compton e così ha fatto Einstein. Einstein ha detto E uguale HC diviso lambda, che vuol dire H per la frequenza, no? Lo stesso modo di rappresentare. La quantità di moto si può esprimere così. Allora, se usiamo queste due informazioni, come vedete la matematica è molto semplice, se si usano queste notazioni, vuol dire che 2 pi greco per r è uguale a n per h diviso p. Adesso smistiamo un po' i termini, in modo tale che a sinistra ci sia P per R e a destra ci deve andare N per H diviso 2π greco. P per R che cos'è? È il momento angolare. E allora quello che riscopre De Broglie, che il momento angolare è quantizzato, è esattamente la condizione di quantizzazione che aveva introdotto Bohr in quello che alcuni libri dicono ipotesi ad hoc. Quindi lo riconoscete, L uguale n per h diviso 2π greco è la condizione di quantizzazione di Bohr. Quindi diciamo così, l'ipotesi di De Broglie, fatta pensando a una considerazione metafisica sulla simmetria, fatta una considerazione sulla simmetria che deve avere in seno la natura,
appunto De Broglie riscopre la quantizzazione del momento angolare. E quindi dà senso all'ipotesi di Bohr. Ok. Quindi da quel momento in poi si è estesa appunto alle proprietà, non solo le proprietà, ma anche il dilemma onda-corpuscolo, dalla luce alla materia, dalla radiazione alla materia, perfetta simmetria. Diciamo, questa è tutta teoria. C'è qualche prova sperimentale, qualche considerazione che si può fare ulteriormente? Partiamo dalle considerazioni accessorie, nel senso che qui abbiamo un P uguale H diviso lambda, no? Questa formula è un po' fastidiosa da considerarsi perché di nuovo a sinistra ho una quantità, diciamo così, che implica una presenza corpuscolare, a destra invece ho una presenza ondulatoria, no? Stiamo conciliando due aspetti diversi. Però, lasciando per un attimo perdere queste considerazioni, io mi chiedo, micro-macro. Allora, se noi abbiamo una palla da un chilo che viaggia a una velocità v di un metro al secondo, solo per fare dei conti che abbiano un riscontro con quello che stiamo dicendo. Allora, questa è una palla, quindi è un corpuscolo, corpuscolo grosso, ma comunque detto che ha certe proprietà corpuscolari che io so riconoscere, perché ha una quantità di moto. In questo caso la sua quantità di moto è 1, un chilo per metro al secondo. Bene. Ma allora, se i corpuscoli possono essere interpretati anche come onde, quale sarebbe la lunghezza d'onda associata? Sarebbe H diviso lambda, e quindi lambda è H diviso 1, ma siccome H è 6.02 per 10 alla meno 34, vuol dire che la lunghezza d'onda è dell'ordine di 10 alla meno 34, di 10 alla meno 34. Quindi cosa vuol dire? Morale della favola vuol dire che un oggetto macroscopico, a un oggetto macroscopico posso sì assegnare una lunghezza d'onda, ma la lunghezza d'onda non è misurabile, perché 10 alla meno 34 metri, che mi sta a significare? Lo dico in un altro modo. Quando voi prendete un'onda piana, fronti piani paralleli, che incide su una fenditura, aventi la fenditura dimensioni confrontabili con la lunghezza d'onda, quando il fronte d'onda incide sulla fenditura, sullo schermo viene dipinta una dimensione più grande della fenditura, si chiama il fenomeno della diffrazione, lo sapevate già, che ha una figura di questo genere qua. Quindi c'è un'intensità massima al centro e un'intensità diffusa anche ai lati. Allora, la diffrazione è causata dalla simultanea presenza di una lunghezza d'onda confrontabile con l'ampiezza. È un fenomeno tipicamente delle onde, ma allora cosa vuol dire? Che questo vuol dire che questa palla di un chilo potrebbe diffondersi, diffrangere, no? Esibire una sua proprietà in termini di diffrazione, solo se la sua dimensione fosse piccola, con un ordine di grandezza di 10 alla meno 34, e incidesse su una fenditura dell'ordine di 10 alla meno 34. Solo in quel caso potrei vedere questo oggetto con questa massa, con questa velocità, a mostrare la sua faccia ondulatoria, altrimenti no. Di nuovo, le proprietà ondulatorie della materia si possono scorgere solo per masse molto molto piccole o per velocità molto molto grandi, o tutte e due, se no non si percepiscono.
L'ultima considerazione è quella di tipo sperimentale, che c'è una ricaduta importantissima sul fatto che la natura della materia è anche ondulatoria. Il microscopio elettronico. Il microscopio elettronico funziona proprio così. Come tutti sanno, insomma, il microscopio concettualmente è una roba fatta così, no? Nel senso che qui c'è un vetrino, qui sopra il vetrino c'è un ragnetto che io voglio guardare con l'occhio che sta qua. Allora, il microscopio classico cosa è fatto? È fatto come è fatto? È fatto in modo tale che io sparo della luce con una certa lunghezza d'onda sul ragnetto, la luce viene riflessa e arriva all'occhio. Il microscopio elettronico non è fatto così, è fatto sparando degli elettroni sul ragnetto, ma gli elettroni, a causa della massa e della velocità, si comportano a quel livello come se fossero onde. E naturalmente io con l'occhio non vedo la, virgolette, luce elettronica. Le onde elettroni sono trasformate con un processo di trasformazione, no, elettronica da onda a elettricità in modo tale che si possa riprodurre una figura analoga a quello che si ottiene quando si utilizzano le fotografie di diffrazione. La diffrazione è un fenomeno esclusivo del fenomeno onda, insomma, dell'onda. A destra invece è, insomma, una figura sempre di diffrazione, però ottenuta utilizzando raggi X, quindi luce. E se uno non sapesse, né la natura della prima foto, né la natura della seconda foto potrebbe confondere l'una con l'altra, mentre in un caso si parla di materia e nell'altro caso si parla di radiazione elettromagnetica. Questo è questo è il discorso fatto su De Broglie. E quindi un'estensione del concetto della doppia natura onda particella si estende appunto alla materia. A questo punto della storia, che in realtà, allora lui cosa si propone di fare? Si pone questo esperimento mentale, di nuovo gli esperimenti mentali. L'esperimento mentale è questo. Prima vi ho parlato del microscopio elettronico. Torniamo al microscopio. Supponiamo di voler osservare un elettrone. È un esperimento mentale, ricordate. Quindi noi che facciamo? Prendiamo l'elettrone, lo mettiamo sul vetrino del microscopio, gli cacciamo sopra il microscopio. Questo sembra proprio un microscopio di Galileo. Qui c'è l'occhio, sopra c'è l'occhio. Poi che facciamo? Dobbiamo illuminare l'elettrone per vederlo, quindi gli buttiamo sopra un fascio di luce. Il fascio di luce deve essere un raggio gamma, perché è piccolo l'elettrone. La luce viene riflessa e io che faccio? Vedo l'elettrone, cosa vuol dire vederlo? Che individuo quando una particella è un, quando, diciamo così, una particella quando è individuato uno stato di una particella, quando di quella particella viene data la sua posizione e la sua velocità. Allora lui si rende conto che se si volesse determinare la posizione esatta dell'elettrone si potrebbe costruire un microscopio ad altissima risoluzione, il cosiddetto microscopio a raggi gamma. E ciò richiederebbe di illuminare l'elettrone con una lunghezza d'onda molto piccola, ma se la lunghezza d'onda diminuisce, l'energia del quanto di luce aumenta.
cioè aumenta l'energia di impatto e dunque la velocità del rincuolo dell'elettrone. Tanto più esattamente determiniamo la posizione, tanto più precisa sarà la determinazione delle velocità nello stesso istante. Per cui, cioè, praticamente lui dice, tanto maggiore vuole essere la precisione con cui noi individuiamo l'elettrone, tanto maggiore deve essere l'energia di illuminamento. Ma questo vuol dire usare dei fotoni con una frequenza molto alta, e questo fa sì che i fotoni che colpiscono l'elettrone spostano l'elettrone avendolo colpito. Quindi ci troviamo in una difficoltà. O riusciamo a vedere, cioè al fine di migliorare la precisione della posizione dell'elettrone, ci complichiamo la vita, perché questo implicherebbe illuminarli con fotoni altamente energetici. Questa idea, da questo ragionamento viene fuori la famosa formula delta x delta p dell'ordine di grandezza di H tagliato, che è la formula che esprime il principio di indeterminazione di Heisenberg, no? E cioè che delta x è la precisione con cui si misura una posizione, delta p è la precisione con cui, l'incertezza con cui si misura la velocità. Si vede che, bene che vada, il prodotto tra queste due variabili è dell'ordine di grandezza della costante di Planck, ma non può essere inferiore. È uguale a zero solo se o l'incertezza sulla quantità di moto non c'è, quindi è precisa, o quando è precisa delta x, ma queste due variabili sono moltiplicate, no? E quindi se aumenta l'una diminuisce l'altra, ma non possono diminuire tutte e due. Allora, questo è un bel problema che forse merita una riflessione maggiore di quella che è concessa dal rimanente numero dei secondi che mi sono rimasti a disposizione. Però una considerazione va fatta, che questo muro, questa barriera alla precisione della misura è di tipo non epistemico, cioè non epistemico, traduco. Vuol dire che l'imprecisione non è dovuta alla nostra ignoranza, cioè non è dovuta al fatto che usiamo degli strumenti poco delicati. È così, la natura impedisce che simultaneamente la misura di uno stato di un elettrone possa essere misurato con, diciamo così, precisione arbitraria. C'è un limite, questo limite è H tagliato. Torniamo però un attimo alla storia, perché in quel periodo di isolamento in cui Heisenberg fa questo ragionamento, scrive l'articolo, arriva a questa conclusione, prima però di pubblicare l'articolo va dal suo maestro Bohr e glielo fa leggere. E pare, la storia aneddotica, pare che Bohr l'abbia svergognato, l'abbia sgridato tantissimo, che addirittura Heisenberg si sia messo a piangere, perché aveva passato quel periodo di grande studio al quale era appunto associato questa grande scoperta scientifica, e insomma si era sentito sgridare. In effetti Bohr ha ragione, poi Heisenberg revisionerà l'articolo, lo ricalibrerà, lo pubblicherà, sta dipendendo dal fatto che noi stiamo usando due linguaggi diversi per esprimere la stessa cosa. Stiamo usando un linguaggio corpuscolare e un linguaggio ondulatorio. Le parole precise, ecco, lo dice qua, dice Bohr: l'indeterminazione non dipende tanto dalla discontinuità delle particelle,
quanto piuttosto dal tentativo di abbracciare simultaneamente fenomeni che hanno origini ad un tempo ondulatorio e corpuscolare. Questa riflessione sfocia nel principio di complementarietà di Bohr, che dice che insomma, la natura corpuscolare e la natura ondulatoria non sono due aspetti si sostituiscono vicendevolmente o l'una o l'altra, ma sono complementari l'una all'altra. Quindi ci sono esperimenti che fanno emergere la natura corpuscolare e esperimenti che fanno emergere aspetti ondulatori.